In altre parole, buona domenica sera a tutti. Questa sera non vi dirò di mettere il telefono in modalità aereo perché la realtà non ce lo sta permettendo. Ancora una volta ci sta scaricando addosso la terza emergenza planetaria in 3 anni. Pandemia, Ucraina e adesso il Medio Oriente. E ne parleremo questa sera con il giornalista televisivo che più di ogni altro incarna il racconto della realtà giorno per giorno. Enrico Mentana. In altre parole, a tra poco. Buonasera, buona domenica a tutti. A In altre parole della domenica c'è Enrico Mentana. Ciao Enrico, benvenuto. Allora, dicevamo prima, ci sono state 3 emergenze negli ultimi 3 anni e la regola è un po' sempre la stessa. All'inizio palpitazione da parte di tutti, paura, ansia, angoscia, poi attesa di qualcosa di indefinito, di terribile, poi lentamente la notizia scende, si ridimensiona, comunque si stabilizza. Questa volta, questa emergenza, nuova emergenza del Medio Oriente, sta seguendo lo stesso schema in questa prima settimana o è cambiato qualcosa? No, è diversa perché è diversa strutturalmente. La pandemia è l'unica delle 3 in cui avevamo paura per noi. Non eravamo spettatori, ma protagonisti. La guerra d'Ucraina era il ritorno della guerra in Europa. Anche la paura dell'atomica lì, per noi. È una cosa che ci riguarda, è evidente. La guerra in Europa era il ricordo di una guerra che ci ha coinvolto. Certo. È nel DNA nostro. Questa è un'altra cosa. Faccio un brevissimo esempio. Se 8 giorni dopo l'11 settembre qualcuno avesse detto beh basta, questo 11 settembre avrebbero preso per matto. Certo. No? Se 8 giorni dopo il Bataclan a Parigi avessero detto sì, però i francesi se la sono cercata, lo portavano via letteralmente da uno studio. Qui siamo già a questo, e questo non voglio dire che c'è antisemitismo, no, sto dicendo che evidentemente noi viviamo diversamente la tragedia, che in rapporto a quel territorio più grande dell'11 settembre, che è successa il 7 di ottobre scorso, cioè 8 giorni fa. Siamo già a un'altra cosa, siamo già a Gaza, ma i bambini, ed è tutto vero, non sto stigmatizzando, sto analizzando. Sto facendo notare. Faccio il finto ingenuo, ho capito benissimo da cosa dipende, ma anche dalle immagini, cioè tu dici l'11 settembre c'erano quelle immagini che sono rimaste nella nostra testa per sempre, anche il Bataclan, questa volta le immagini, grazie a Dio, le più terribili non le abbiamo viste. Guarda, le più terribili non le abbiamo mostrate, però si sono viste, quando tu vedi quelli che arrivano con i parapendio nella grande spianata del rave party, e poi vedi la fuga, eccetera, ti immagini anche tutto il resto. Quando sai che sono stati uccise 260 persone, 260 giovani, lo sai. Poi c'è un'altra cosa. Non ho mostrato in televisione, ma ho postato su un social, non farò pubblicità, le immagini in soggettiva, perché questi di Hamas avevano il GoPro, come si fa quando si va in giro in bicicletta amatoriale. Loro però ce l'avevano, ecco, sul tipo delle cose che stiamo vedendo. E si è visto cosa hanno fatto, senza che si vedessero morti, cosa hanno fatto però lì proprio a rave party. Uno mi ha risposto quasi subito, ancora con questa cosa del rave party, ed erano passati 5 giorni. C'è un distacco emotivo, ma anche un qualcosa di diverso, un se la sono cercata. Ripeto, io non sto né condannando né assolvendo, sto facendo il cronista, registrando che c'è un flusso emotivo che ha portato subito Israele dalla parte non della vittima. Eppure, lo devo dire anche questo da cronista, è un attacco che ha fatto 1300 morti, che sono stati cercati uno per uno, non una bomba, per quanto sarebbe orribile, che ha fatto 1300 morti. No, 1300 esecuzioni, 1300 esecuzioni, più 155 persone che sono state portate in ostaggio a Gaza, sono una cosa enorme, enorme, abnorme, sono una cosa che crea uno spartiacque, come è stato l'11 settembre,
come è stato il 24 febbraio dell'anno scorso. Cioè c'è un prima e dopo storico, perché questo porterà a tante altre cose. Ha delle conseguenze, adesso ne parleremo. Per un attimo però, come facciamo tutte le domeniche, lasciamoci introdurre questo argomento dai quadri di Jacopo Veneziani. Buonasera, buonasera Massimo. Ciao Jacopo. Buonasera. Buonasera. Direttore, ultime news, come al solito, dal buio della mia stanzetta, Massimo, che questa settimana è diventato buio, esatto, ancora più buio a causa della guerra. Ma tutte queste emergenze mi mettono sempre un po' in uno stato, io dico modalità guardia medica, no? Quando sei sempre un po' così allerta, sempre pronto alle emergenze. E mi sono chiesto, ma l'arte ha percepito sempre la guerra come un'emergenza? Dipende, diciamo che guerra e battaglie sono un tema ricorrente in arte, in realtà dalla notte dei tempi, perché le opere spesso sono state usate per narrare grandi imprese, anche taroccando un po' gli eventi a volte, oppure per celebrare i grandi condottieri. Ne è un esempio la battaglia di Alessandro e Dario a Isso di Albrecht Altdorfer, questo pittore tedesco del Cinquecento. Il dipinto rappresenta la vittoria di Alessandro Magno sui Persiani di Dario ed è considerato come uno degli esempi più importanti di opera d'arte a tema guerra, per questa visione così spettacolare e quasi cinematografica degli eventi, no? Come se oggi un drone volasse sulla scena principale. Il nostro sguardo all'inizio si sofferma sulla battaglia in primo piano, ma poi si alza, vede questo cielo sconfinato su cui si staglia un cartiglio che funziona un po' come una voce fuori campo, un po' come se fosse il direttore Mentana che commenta gli eventi rappresentati nel dipinto. Però, per non farci distrarre dalla scena principale, il pittore dipinge anche un cordone che serve a riportare il nostro sguardo verso il basso. Quindi c'è tutto un movimento, un gioco che non smette mai di scoprire nuovi particolari all'interno del dipinto. Insomma, l'occhio è sempre allerta, come se anche noi fossimo in battaglia. Tra l'altro, Massimo, il quadro si trova a Monaco di Baviera, quindi se vuoi prendiamo la 126 che avevi nello spot con Vecchioni e facciamo la Brennero e in pochi, quanti ci vorranno? Poche ore siamo lì. Abbiamo parlato di guerra, abbiamo visto la guerra, ma la pace, cioè l'arte, ha sentito un'emergenza anche l'operare per la pace? Ebbene sì, c'è un esempio clamoroso. Rubens, autore di un dipinto che si intitola Minerva protegge la pace da Marte, siamo nel 600, eccolo qua, rapidissimo commento perché il soggetto non è immediato. La pace è quella donna seminuda che si stringe un seno e dietro di lei con l'elmo c'è Minerva e cosa fa? Vedete, spinge Minerva Marte, Minerva dea della saggezza che spinge il dio della guerra e grazie all'azione di Minerva la pace è al sicuro e tutte le cose buone della vita possono fiorire, vediamo frutta, musica, cultura e soprattutto le nuove generazioni rappresentate dai bambini in primo piano che invece sono sempre le prime vittime nei conflitti. C'è anche, se ci fate caso, in alto a destra un putto, un piccolo bambino, quello è Mercurio che è messaggero ma anche protettore delle negoziazioni e cosa sta facendo? Sta posando una corona d'ulivo sulla testa della pace, quindi il messaggio qui è chiaro, dice Mercurio, la pace va difesa, va protetta, si ottiene con le negoziazioni e produce prosperità. Ed è curioso che un quadro si soffermi su un tema così tecnico come le negoziazioni. E sapete perché? Perché Rubens, oltre che essere un pittore, era anche un politico e un ambasciatore. Nel 1630 fu inviato da Filippo IV di Spagna in Inghilterra da Carlo I proprio per lavorare con il compito di negoziare la pace tra i due paesi che erano in guerra da anni, era una fase della guerra dei trent'anni. E sapendo che Carlo I era un grande amante dell'arte, Rubens, da gran diplomatico, si presenta a corte con questo grande dipinto sperando di aiutare la mediazione. E riuscì questa cosa? Beh, diciamo che aprì la strada perché Carlo I apprezzò la tela, diede qualche messaggio di distensione e effettivamente 8 mesi dopo fu firmato l'accordo tra Spagna e Inghilterra, fosse sempre così facile. Oggi ci sta un po' provando Banksy che in realtà dal 2000 realizza delle opere d'arte proprio lungo il confine israelo-palestinese, ma a giudicare dagli eventi mi sembra che l'arte oggi sia un po' meno efficace sul tema emergenze. Forse è più efficace la televisione, ma qui mi affido a voi. Esperti. No, lui è. Ciao, grazie Jacopo. Grazie. Grazie come sempre. Grazie davvero.
Senti, questo periodo recente della nostra storia è cominciato con il Covid. Tu ti ricordi, prima di dare la notizia, la prima volta che ti sei seduto a dare la notizia del Covid agli italiani, ti ricordi tu Enrico, che cosa pensavi di questa emergenza? Ne eri spaventato, ancora ci credevi sì e no? Cioè, come eri allora, prima di annunciare? Allora, ho cominciato a spaventarmi, io sono lombardo, sono milanese, quando ho cominciato a avere le notizie di prima mano di quel che succedeva, prima era nella zona sud della Lombardia, sotto Milano, tra Lodi, sopra Piacenza, diciamo, sopra il Po. Quella è la zona in cui sembrava ci fosse il primo vero focolaio. Poi si capì che c'era la Bergamasca, era tutto quello che è successo, tutto quello che sappiamo, Alzano, Nembro, e mi ricordo che lì ci fu davvero lo spavento di capire che c'era una cosa contro cui non si poteva combattere in quel momento se non con una prevenzione assoluta e fatalismo, perché poi quello ci vuole. Dipende poi se uno ha paura più o meno di morire. Adesso non è bello parlarne in questi termini, però ci dividiamo sempre tra paurosi e incoscienti. Però era la prima volta che affrontavamo. Però era la prima cosa che c'era. Allora, era la prima volta per noi in assoluto, guerre, malattie, era la prima volta che fronteggiavamo comunque una situazione che poteva essere mortale per tanti di noi. Ed è che quel che è successo poi dopo, in altri termini, con i guardiamo, conflitti. Enrico, guardiamo, perché già queste immagini sono già storia, anche se sono molto recenti. Guardiamo le immagini di Enrico Mentana che annuncia. Ah, io? Che annuncia proprio agli italiani la notizia. Prego. Il governo ha praticamente proclamato l'emergenza coronavirus, un'emergenza di tipo A, come se fosse un'epidemia di colera. È previsto un commissario che sarà il responsabile della protezione civile, Borrelli. Tutto questo dopo che ieri sera è stato lo stesso Premier a annunciare che c'erano i primi due casi di positività al contagio del coronavirus, due turisti cinesi che sono arrivati più di una settimana fa a Milano Malpensa, sono poi andati a Verona, a Parma, a Firenze e poi a Roma. Sai che me lo ricordo questo annuncio? Quello fu veramente la prima volta, anzi io vi confesso che avevo scritto un pezzo anche divertente per il Corriere sul fatto che tutti in quei giorni ci fingevamo cinesi, ci ironizzavamo molto, no, su questa cosa. Per fortuna questo pezzo non è mai uscito, perché alle 10 di sera, quando queste notizie sono emerse, ho buttato via il pezzo. Però è una cosa che ci ha preso, anch'io che amo la Cina, che amo la cultura cinese, che amo la cucina cinese, sono uno di quelli che sono andati a mangiare in quei giorni precedenti in un ristorante cinese per far vedere che non bisognava avere delle paure. O ghettizzarli. Cioè. Voglio dire una cosa, a posteriori avevamo anche ragione. Sì. Perché non era poi attraverso i cinesi che è arrivato il contagio. Quindi in realtà aveva incubato chissà da dove in quella zona della provincia di Bergamo. E però improvvisamente, anzi si rise da parte dei catastrofisti a quelli che facevano i bonari, no? I buonisti rispetto ai cinesi, rispetto ai ristoranti cinesi, perfino il presidente Mattarella, che era andato in una scuola elementare dove c'erano bambini cinesi per far vedere che bisognava superare il pregiudizio, fu sbeffeggiato, irriso. A posteriori, ripeto, non erano i cinesi il problema, purtroppo, no, era il Covid. Tu ti ricordi la prima volta, tu proprio come Enrico, la prima volta che la televisione ti ha portato in casa, nella tua vita, nel salotto di casa tua, una notizia che ti ha fatto capire che... Me la ricordo perfettamente. La storia, proprio. È Dallas. A Kennedy. Dallas, no, non sto parlando del telefilm. No. Sto parlando dell'omicidio di John Fitzgerald Kennedy a Dallas nel 63. Eri proprio un bambino. No, ero un bambino. Avevo 8 anni. Era un bambino, 8 anni. 8 anni, me lo ricordo benissimo. Cioè, è stato bambino. Quando arrivò poi la notizia che era morto, addirittura la televisione sospese le trasmissioni in segno di lutto. La televisione italiana? Italiana, sì. No, ero in Italia. E quella è la prima volta che percepì Cosa voleva dire una tragedia che riguardava tutti. Quella è una tragedia. Che anche lì fa un prima e un dopo. Dopo la pandemia abbiamo avuto l'emergenza, quella dell'Ucraina. Anche lì ti chiedo, cioè,
Quando è che questa notizia, a un certo punto ti sei accorto tu che questa è una sensibilità speciale, hai capito che per la gente era diventata routine, cioè non era più, che c'eravamo assuefatti persino alla guerra? Ma guarda, io questo non l'ho mai percepito appieno. Ho percepito un'altra cosa, che dopo un lungo periodo di tenuta su aggressore e aggredito, sul fatto che insomma sì, siamo tutti dalla parte dell'Ucraina, era cominciata a farsi largo, insieme alla saturazione, alla stanchezza, quello che io definisco il finto pacifismo, c'è anche quello vero, ma il finto pacifismo è quello di coloro che dicono che sono per la pace perché vogliono in realtà essere lasciati in pace, cioè non vogliamo guai, non vogliamo problemi, ricadute, quanto costa di più l'energia, tutte queste cose. E che è andato di pari passo con un fenomeno simile a quello che vediamo in questi giorni di delegittimazione di Zelensky, che all'inizio era soltanto dei pasdaran filorussi, no? E poi ha cominciato a dire il comico, il cocainomane, sì, l'ebreo, all'Oscar, poi c'è questa cosa strana che due soli paesi al mondo hanno un presidente ebreo, Israele e l'Ucraina, e sono i due paesi di cui parliamo, no? Di cui abbiamo parlato e parliamo, non lo si nota troppo spesso. No, veramente non ci avevo mai pensato. Eppure questa è una cosa che c'è. Non sappiamo se è un caso. E io sono abbastanza dell'idea, tanto per non far pensare che ci sia chissà cosa, io sono abbastanza dell'idea che anche se Zelensky fosse stato buddista, a un certo punto sarebbe venuto fuori comunque il comico, il cocaino e il buddista. Cioè non è la questione, è questa. Però è cominciata questa cosa di delegittimazione, diciamo, del sostegno alla resistenza ucraina all'invasore, e questo ha portato con sé anche un fatto di dire vabbè, adesso basta, anche perché questo l'ho già provato da giovanissimo giornalista. La guerra civile del Libano era una cosa gravissima, importantissima, peraltro riguarda anche quello che sta succedendo in questi giorni. Se non che dopo 10 giorni ci dicevamo, vabbè, se noi continuiamo a dare la notizia che si sono scontrate a gente, poi sembra sempre che ascolti la stessa notizia. Il giorno della marmotta. E la guerra ha questo problema, che poi tu hai un bel dire, sono avanzati, però poi ti sembra sempre che sia la stessa situazione, stagnante, ripetitiva, e in cui tu allora dici, vabbè, allora comincio a fare il tifo invece di seguirlo, oppure non la seguo proprio più per niente. È detto il tifo, e arriviamo all'oggi, a quello che sta succedendo in Medio Oriente, e al ruolo... Dal Covid al tifo. Al ruolo dei commentatori di professione, che talvolta rischiano di degenerare in macchiette. Guardate queste immagini. Netanyahu non riconosce il diritto dello Stato palestinese, Mario? Cioè, ricordiamo anche questo. No, un attimo, adesso voglio sentire Mario Calabresi, se non le dispiace. No, adesso voglio sentire Mario Calabresi, grazie. Ma sono tre persone che dicono la stessa cosa, solo io rappresento la voce del dissenso. La voce del dissenso. E lei dovrebbe farmi parlare. Mi è sembrato che io dicessi una cosa diversa. Guardi, da tutti le mando voi, tutte le email delle persone che mi dicono che finalmente sentono dire la verità in televisione. Dottoressa, però cerchiamo di non scivolare nel ridicolo. Le mando. Va bene. No, però, no, la prego. No, sì, adesso sì. Se lei non capisce, prego, che Calabresi, io rappresento il dissenso, allora non può fare il giornalista. E poi se n'è andata, devo dire che Corrado è stato molto, diciamo, diplomatico e sereno, ma fermo in questo. Ecco, dico, qui abbiamo visto il personaggio che è emerso in questa settimana, che è l'ex ambasciatrice Basile. Prima ci fu, per la guerra in Ucraina, il professor Orsini, che oggi, ho letto da qualche parte, ha detto è peggio di me la Basile, forse per lui è un complimento, insomma. Prima abbiamo avuto il derby dei virologi nella pandemia, c'era un momento in cui accendevamo la TV per guardare se c'era Galli che si scontrava con Crisanti, con Bassetti, con... Ecco, questo ha aiutato a creare un clima da derby da parte dei telespettatori, è stato costruito... Allora, innanzitutto ricordiamoci di una cosa, che tutti hanno il diritto ad avere il loro parere. Quello ci mancherebbe. E che sia i virologi, sia Orsini, sia la Basile, sono degli esperti. Non è che sono stati presi dalla strada, tu devi fingere di essere un esperto. Sono stati invitati. A me fa un po' impressione vedere che poi questi... vengono chiamati, invitati e poi vilipesi, no, spernacchiati. Però in questo caso perché c'è un tono, no? Questa è una caduta, io stesso l'ho postata. Però
Io per la verità non ritengo affatto che né Orsini né la Basile siano così, dei personaggi in cerca d'autore, senza alcuna capacità critica o di analisi. E ben venga che ci siano pareri diversi. Il problema è che tutte queste persone non si sono autoinvitate. Cioè, quindi se dobbiamo parlare di noi che facciamo televisione. E però è molto meglio avere troppi invitati che nessuno invitato. Te lo dice uno che all'inizio del Covid e della guerra d'Ucraina ha detto: io, persone che dicono che non bisogna vaccinarsi, o persone che dicono ha ragione Putin, non le invito, perché è controfattuale. Scusa, interrompo. Qui però più che il fatto, secondo me, che hanno delle posizioni chiaramente anti-occidentali, ce l'hanno anche tanti altri che vanno in TV, e il modo in cui si esprimono, e l'atteggiamento che li trasforma in personaggi televisivi, no? Proprio le loro mossette, i loro modi di... Cioè, è proprio lo stile. Però potrebbero dire di me e di te la stessa cosa. Cioè la questione, non spostiamo sulla postura o sui birignao la cosa. Cioè la questione è che sono persone che hanno un diverso parere. O è legittimo o non è legittimo. In questi casi, parlando di vicende storiche, perché di fatto lo sono, di geopolitica piuttosto che di questioni belliche, esprimono dei pareri che a volte, soprattutto sulla guerra, non condivido affatto, però ci devono stare, ci possono stare. Sono attrattivi per... La questione è che è il meccanismo del talk show. Poi, allora, dobbiamo decidere, o ci piacciono i talk show, o programmiamo i talk show, o non li programmiamo. Ma in un talk show ci sono le opinioni a confronto. E le opinioni a confronto sono questa cosa qui. Cioè, le curve non è che due che la pensano allo stesso modo devono insultarsi per far vedere, per fare no, audience. No? Ecco. Cominciamo, dai. Qualcuno dice che queste figure, ma anche chi si contrappone a loro, sono chiamate per fare ascolto. No? Io penso che loro e gli altri si ribellerebbero, e i conduttori. Certo. Ma la logica del talk show è quella di fare uno... Scusate, la traduzione letterale, no? Spettacolo di parola. Spettacolo di parole. Quindi tu devi fare uno spettacolo di parole. Se tutti la pensassero allo stesso modo, sarebbe uno spettacolo magari più interessante per alcuni, però forse per altri del tutto non interessante. Ognuno. Il problema è che questo va nel senso del nostro tempo. È il tempo dei social, che è il tempo del tifo. Dei tifosi che hanno bisogno della loro squadra del cuore. Di schierarsi. Noi invece non ci schieriamo, anzi ci schieriamo dalla parte di Cecilia Sala, che è collegata con noi da Tel Aviv. Ciao Cecilia. Ciao. Buonasera. Allora, a te la parola. Spero che ci porti una storia questa sera. Sì, un'altra storia che ho incontrato oggi. Sapete tutti che insomma in Israele ci sono state delle proteste clamorose che sono andate avanti per 40 settimane fino al sabato del massacro, fino al sabato 7 ottobre. Il sabato 7 ottobre è il primo di silenzio di queste manifestazioni che hanno dimostrato un paese più diviso che mai contro il governo più a destra della storia di Israele e la riforma della giustizia. Oggi cominciano a comparire dei piccoli gruppi di manifestanti di nuovo qui a Tel Aviv. Mi hanno detto i protagonisti dell'opposizione a Netanyahu in questo momento sono i familiari degli ostaggi. In questo momento di lutto nessuno parla di questioni politiche, di divisioni politiche, ma i familiari degli ostaggi iniziano degli ostaggi che sono stati trascinati dentro i confini della striscia di Gaza sabato scorso, ad esprimere una linea diversa. E alcuni manifestanti sono ricomparsi per stare al loro fianco e per moltiplicare le loro voci. C'era questa ragazza che si chiama Sheila, sotto il Ministero della Difesa, con un cartello in mano di una bambina di 3 anni che si chiama Emma. Qui sono comparsi i cartelli e i manifesti con tutti i volti e i nomi dei rapiti. E questa ragazza di 21 anni è una riservista, era con la divisa verde militare, e mi ha detto questa cosa che mi ha colpito moltissimo: è pronta a fare il suo dovere di soldato se sarà necessario, è una oppositrice del governo di Netanyahu, e mi ha detto
questa bambina, Emma, di cui lei aveva il cartello con la fotografia in mano, io sono pronta a fare un patto con Netanyahu, se Netanyahu sceglie di trattare sulle vite degli israeliani in pericolo e riporta a casa Emma, il giorno dopo vado io per prima a Gaza a partecipare all'invasione e a cercare di uccidere i terroristi di Hamas. È detto da una ragazza di 21 anni che, diciamo, potrebbe ritrovarsi veramente tra pochissimo in una situazione molto pericolosa. Mi è sembrato che questa storia racchiudesse sia l'unità che comunque dopo una tragedia senza precedenti e un attacco senza precedenti subito c'è in questo momento in Israele, sia le divisioni che sono profondissime, sono sotto traccia in questo momento, ma iniziano ad emergere e a mostrare anche le diverse opinioni su come bisognerebbe reagire a quello che tutti considerano ovviamente un massacro indimenticabile. Tutti hanno l'idea che Hamas vada distrutto. Ci sono opinioni diverse su come farlo e su quale tipo di forza usare, se si tratti di una vendetta, se bisogna invece avere un piano politico, se si possono sacrificare altre vite di israeliani dopo quello che è successo sabato, cioè gli ostaggi, oppure, come dice Sheila, la differenza tra noi e i terroristi è che noi usiamo la forza per difendere i vivi. Loro usano i vivi per causare ancora più morte e sono pronti a sacrificare palestinesi come scudi umani e gli stessi miliziani che puntano al martirio pur di uccidere ebrei. Grazie Cecilia, noi ci vediamo sabato prossimo con te. Grazie. Ciao. Cecilia Sara da Tel Aviv. Ciao, grazie. Allora Cecilia ci ha introdotto il tema proprio del giorno, cioè come fa Israele ad andare a Gaza, a portare a casa vivi gli ostaggi, che è l'unico modo che ha Netanyahu di salvare anche la propria carriera politica, però senza esagerare e passare per cattivo, anche se, come ci dicevi tu prima, nell'immaginario mediatico collettivo è già passato dalla parte in parte. Sì, lui lo era già in Israele, molto contestato, lo sappiamo, lo ricordava adesso Cecilia Sala, e comunque si sa che per andare al governo ha dovuto fare una coalizione in cui c'erano delle persone, ci sono tuttora delle persone impresentabili, di estrema destra. Estrema destra, fanatici. Ben-Gvir, anche quello Smotrich, il ministro delle finanze, che è quello che ha fatto un po' della causa di tutto. Quando si dice non si ragiona sulle cause, nulla può giustificare quello, nulla può giustificare. Ma lui andò a Parigi pochi mesi fa a dire il popolo palestinese non esiste, i palestinesi non esistono. Una provocazione. È come mettere evidentemente, no, benzina sul fuoco. Ma noi dobbiamo sempre rapportarci a quella cosa lì che abbiamo sempre detto. Il 1300 morti, uno per uno. Per Israele, che è un paese che non arriva a 10 milioni di abitanti, cioè è l'equivalente di, non voglio dire se da noi, fate i calcoli, fateveli da soli. In ogni famiglia, ma insomma in ogni gruppo di famiglie c'è stato un morto sostanzialmente. Cioè è una cosa terrificante. Pensate quello che non si dice, perché poi si dice a Gaza metà delle persone hanno meno di 18 anni, ma se tu vai a prendere i partecipanti a un rave party e uccidi 260 giovani in un rave party, hai comunque mirato alla parte giovane di Israele. E non solo di Israele, perché ai rave party, come è successo, anche interrompo un attimo, perché poi ci tengo a sapere come finisce questo ragionamento, che devo mandare il super spot. Restate con noi, perché finisce fra un attimo e ricominciamo. Passiamo. In altre parole, avevo interrotto le parole di Enrico Mentana, che stava finendo un ragionamento. Sì, ma poi penso che ci siamo proprio capiti. Cioè la questione è che quella è una tragedia terrificante, che è stata fatta da delle persone che sono andate a uccidere, sapendo che probabilmente morivano anche, potevano morire, e a uccidere per uccidere le persone fisicamente, una per una, uomini, donne, bambini. No? Ecco, già questo, quando si cominciò a parlare dei bambini, forse decapitati, forse no, come se cambiasse qualcosa. Tu uccidi un bambino, però è stato un signore, non l'ha decapitato. Gli ha tagliato le mani, ragazzi, non la testa. Stiamo parlando dei mostri. Stiamo parlando dei mostri. E per questo bisogna capire una cosa. Israele non ha il diritto di bombardare, lo dico qui, Israele non ha il diritto di bombardare Gaza con la popolazione civile. Gaza svuotata,
là dove ci sono ancora, si annidano, si rintanano. Quelle di Hamas, anche un bambino che muore sotto un tetto, sotto una casa, e muore sotto un tetto, come dire, l'altro è morto. No, voglio dire, i morti sono i morti. Però, ripeto, stiamo partendo da un vulnus che è ben preciso, il peggior attentato dopo l'Olocausto. Sì, cioè sì, come numero di morti. Ecco, stiamo parlando di questo. Voi pensate che cos'è quello Stato, con tutti gli errori, ma gli errori sono una cosa diversa dagli orrori. Quello è un orrore. E c'è un'altra cosa, so che stiamo per finire, è colpa mia se sforiamo. Siamo già oltre. Lo voglio dire a tutti, è colpa mia se sforiamo. Però qui stiamo parlando di un qualcosa per cui qualcuno più anziano dice ma com'è che non c'è empatia? Quelli 78 anni dopo l'Olocausto, no? 80 anni dopo Auschwitz, perché non c'è? 80 anni sono tanto, sono un ciclo di vita. L'abbiamo già visto sulle altre cose, no? Perché non c'è più l'interdetto, perché ha perso la guerra. No, è passato un ciclo vitale. Tu in che anno sei nato? 60. Nel 60. Tu sei nato, pensa, stiamo parlando di 78 anni, no? Tu sei nato 78, non lo sapevo, 78 anni dopo la morte di Garibaldi. Non ci ho mai pensato, Franco. No, cioè, però se vai a vedere, 82. Quindi tu dici, come io vedevo Garibaldi da la bambino, morte di Garibaldi, vede quella fine è una cosa che noi pretendiamo ci sia sempre, no, nella nostra memoria storica, come la Seconda Guerra Mondiale, come il fascismo, ma poi non è così facile se tu non hai tenuto vive le cose. Ed è quello che sta succedendo perfino in Medio Oriente, e lo dobbiamo avere sempre presente. Noi dobbiamo capire che quello, così come la guerra d'Ucraina, il problema non sono i nostri e i loro. Se l'avesse fatto un comando di israeliani, quell'attacco del 7 di ottobre contro la popolazione palestinese, andando a ucciderne 1000, sarebbe stato altrettanto riprovevole. Se fosse stata l'Ucraina a invadere la Russia, controfattuale, sarebbe stato altrettanto riprovevole. Ma noi non possiamo, come dire, relativizzare soltanto perché sono l'Ucraina, perché sono Israele, sono la Russia, ci piace Putin, e la causa palestinese è una causa seria che merita di essere combattuta e anche apprezzata e sostenuta dall'esterno. Questo bisogna essere chiari, perché se no andiamo al macero quelle che sono le idee di fondo della convivenza, non della democrazia, certo. Della convivenza. Grazie, grazie Enrico Mentana, grazie a tutti voi, noi ci vediamo sabato prossimo, diamo la linea in onda a Marianna Aprile, a Luca Telese, tra i loro ospiti, Rula Gebreal, Natalie Tocci, Dario Fabbri, che ieri era da noi, Aldo Cazzullo, Claudio Cerasa e Francesca Albanese. Noi ci vediamo sabato prossimo alle 8.35 dopo il TG di Enrico Mentana.